Come nel caso americano, molti uomini approfittano del fatto di essere più forti del sesso debole, approfittando di loro e commettendo degli atti veramente disgustosi. Allora, la violenza sessuale è una cosa veramente che ci nausea, e noi oggi vogliamo ospitare per l'ennesima volta in onda una delle 70 vittime che insomma pare siano state violentate da quell'attore americano negro che si chiama africano. Vabbè, insomma, vabbè, diciamo che Colonia non è stato l'unico triste e squallido episodio di violenza sulle donne. C'è una persona che ha perpetrato violenze per anni, e questa persona è Bill Cosby. Bill Cosby, noto attore, faceva i Robinson, una persona sembrava gentilissima, simpaticissima. Invece. Ma Giulia Uomo Scopato è una delle sue vittime, ce l'abbiamo in collegamento. Giulia? Pronto, Giulia? Giulia? Giulia, odiamo odore di frusta. Giulia, la stanno frustando. Giulia Uomo Scopato? Giulia Uomo Scopato, ovviamente, è un nome di fantasia per mascherare la sua vera identità, perché lei ha paura che gli scoppi la famiglia anche. Pronto, Giulia? Scusate. Che succede? Stavo facendo le pulizie di casa. No, non sembrava. Cosa stava facendo? Cos'è l'aspirapolvere questo? Giulia? È il bimbi. È il bimbi? Stavo facendo il purè. Alle 3.25 fa il purè. Giulia Uomo Scopato. Non mi chiamo veramente così. L'avevamo immaginato. Sì, perché il mio nome è stato camuffato, e anche la mia voce, per evitare che i miei parenti venissero scopati da Cosby. Lo abbiamo anticipato, Giulia. Bill Cosby. Ho denunciato alla televisione e ai tribunali di tutto il mondo. Sì. Perché tutti devono sapere che cosa ho dovuto subire in quanto. Quante volte è stata violentata lei da Bill Cosby? All'incirca 4.000. Non bastano 20 anni, Giulia. All'incirca 4.000, tutti quanti ovviamente non consenzienti. Neanche una su 4.000. Mi ricordo, forse una volta. Come, scusi, che ma perché mi ha drogato un cappuccino con la brioche. Io comunque volevo raccontarmi questa esperienza drammatica che ho vissuto nell'87, che mi trovavo a Cesenatico. Ero in vacanza con tutta la mia famiglia. Stavo giocando con la sabbia del secchiello che facevo il castello della principessa. Quanti anni aveva, mi scusi? 28. Minchia, ancora tardi. Era una ragazza un po' tardiva nell'apprendimento. Stavo giocando col mio secchiello, la paletta, che stavo facendo il castello della principessa e la banca della principessa. Il setaccio non lo usava, no? Per andare a chiedere il mutuo della principessa per comprare un altro castello della principessa. Facevo dei giochi un po' complessi da piccolo. Però comunque interessante, sì. Quando tu un tratto guardando il mare. Squalo. Ho visto le bolle. Le bolle? Mamma, guarda che ci sono le bolle dentro l'acqua, forse ci sono gli squali. Ma gli squali non fanno le bolle. Allora mia mamma mi ha preso per il costume e mi ha lanciato in acqua subito. Perché? Perché dovevo, siccome non sapevo nuotare, ho pensato, se c'è lo squalo ti impari subito. Terapia d'urto. Perché poi la polizia gli ha chiesto spiegazione. Allora era una bambina che ci volevano tutti molto bene. Infatti poi mio padre mi ha lanciato anche dietro. Sugli scogli, però. L'ombrellone e la sdraio, ancora magari affogavo. Se vedi che affoga, attaccati allo sdraio. Lo sdraio è pesante, andava a fondo. Papà, ma guarda che lo sdraio va a fondo. Ci interessa più sapere cosa è successo con Bill Cosby, scusi. Perché... ma fa tutto parte del racconto. Mi scusi. Comunque, a un certo punto ho visto come spuntare dall'acqua una pinna di squalo. Finalmente. Squalo negro. Non ci sono squali negri né afroamericani. C'è lo squalo bianco, ha ragione. Ci sarà anche lo squalo negro. Non è che sono io che sono ignorante. C'è lo squalo bianco, c'è lo squalo grigio, c'è lo squalo negro. C'è anche lo squalo negro. Lo squalo negro è quello con le collane d'oro. Poi c'è lo squalo di tutto esaurito, ma andiamo avanti. Quello è quello disabile. A un certo punto ho detto, dietro, guarda che c'è uno squalo, mamma, c'è uno squalo, lei mi ha lanciato un'altra borsa con dentro dei sassi. A un certo punto ho visto questa pinna che si avvicinava verso di me. Ho guardato bene, non era una pinna. Era qualcosa di più punduto. Puntuto. Appuntito. Era qualcosa di più punduto. La fiocina.
con la punta tutta purpurea. Un tridente? Rossa, con a uncino. Sembrava quasi una bocca messa in... come una faccia rossa senza occhi, una murena, non so come, un palloncino piccolo, non riesce a trovare un termine, un cazzo, ho pensato una boa. No, senta, scusi, che si avvicinava verso di me, a un certo punto è spuntato Big Cosby tutto nudo, da cosa? Dall'acqua. Dall'acqua, non era uno squalo negro, era lui, era Big Cosby, sì. Che ti guardava dritto dentro negli occhi, cioè, ti dico, cosa fai qua? Ci sei nato nell'87. Appunto. Allora lui mi ha preso la testa da dietro, me l'ha tirato forte, e tu dentro me pensavo, si vede che vuole pettinarmi, perché perché uno squalo dovrebbe, probabilmente ha visto che sono un po' scombigliata, che mi sono bagnato i capelli, certo, e mi ha mollato subito un pugno. No. Sì, un pugno in mezzo alla faccia forte, in mezzo all'acqua, visto che teneva tante monete con la mano. Come? Ma io non... si vede che ho pensato, si vede che pensa che voglio un caffè, qualcosa. Un gelato, un pugno, e mi ha tirato un altro pugno in bocca, forte, forte, che ho perso anche un dente. Ma io non è che ho pensato, eh no, che stava, cioè, è normale. È normale. Sì, forse è un saluto. Americano cesenatico, sì, nudo, che tiri un pugno in bocca. Può darsi, cioè, che è un saluto dei negri. Sì, proprio give me five, diciamo. Loro, quando mi ha preso per i piedi, mi ha trascinato sulla riva. Sì. I genitori sono intervenuti, no? No, mio padre si è girato dall'altra parte. Come? Scusa, ma che persona è? Era l'orario in cui andava a prendere lo spritz. Ma che persona è, scusi? Gli ho detto, Big Crosby, grazie di avermi salvato, stavo per affogare, e ho messo un tallone nella bocca. Come un tallone? Un tallone nella bocca, e si è messo con tutto il peso del corpo e girava su se stesso. Perché io pensavo, il toro Milano, si vede che è una nuova tecnica per farmi rinvenire, no? Poi mi ha levato le mutandine. Aia. Ho pensato, ma io non ho freddo, caldo, cioè la temperatura del corpo è normale, sto sudando un poco. Ho detto, Big Cosby, cosa stai facendo? Allora ha preso un sacchetto come pieno di farina. Sì. Ho detto, ma si vede che deve fare il pane. Pane in spiaggia, scusi, vestito tutto da squalo. Questo mentre lei aveva il suo piede in bocca. No, ancora no. Ancora no. Mi ha lanciato tutta questa farina che sembrava, c'era scritto droga. Ma non credo. Senta, sulla droga, non c'è scritto droga. Mi ha lanciato tutta questa farina nella faccia, e a un certo punto ho capito poco. Ma girato come impanata. A un certo punto è entrato dentro di me. Oh. È entrato tutto dentro di me col braccio. Ma come col braccio? Oh. Ma cos'è, una tombola? Ma su cosa cercava? I numeri? Ma è un braccio. Io, cioè, io fino al gomito non pensavo. Cioè, non mai immaginare che un attore così importante ti stia facendo violenza. Certo. Quando è arrivato alla spalla? E ha cominciato a salutare usandola come guanto. Non pianga, Giulio. Gli ho detto, scusa, ma prima cosa stai facendo? Guarda che forse mi fai un po' male. Un po'. Però poi ho pensato, ma si vede che è un gesto, sì, magari per così di avvicinamento sentimentale. Si vinge niente questo giro? No. Cioè, sul dardo velenoso. No, perché era completamente nudo, quindi non potevo avere dietro. Vabbè, cioè, la farina dove ce l'aveva, scusi. Però è successo che mentre è arrivato con la spalla dentro di me, sì, e con l'altra mano mi ha preso le narici tipo aggancio e mi ha alzato di... mi ha alzato di peso e mi dondolava, e quasi mi sopivo io un pochino. Ho detto, cosa stai facendo? Perché non è che io andavo a pensare che era una violenza sessuale, nonostante avessi dentro di me tutto il suo braccio e due dita nel naso, che mi sollevava la gancia dall'altra parte, e mentre ero riversa nel mio sangue, lo guardavo fisso negli occhi, ci dicevo, ma cosa stai facendo? Perché magari la gente può pensare male di te, però intorno tutti i miei parenti applaudivano. Senta, Giulia, lui è uno famoso, mi chiedeva autografi, allora mi sganciava la mano che mi teneva la testa, io picchiavo la testa sulla sabbia e firmava gli autografi. Va bene, Giulia, noi purtroppo dobbiamo interrompere il collegamento, è una storia molto toccante, le daremo spazio lunedì, la ringrazio molto. Arrivederci, Giulia. Porta ancora il segno nel naso. No, non riesco più a sedermi. Dall'80 arrivederci.